Adesso invece ci spostiamo e torniamo nuovamente, purtroppo dobbiamo tornarci in Turchia e Siria, dico purtroppo perché il bilancio ormai lo aggiorniamo di giorno in giorno, le vittime sono, l'ha detto lo stesso presidente turco Erdogan, ormai quasi 20.000 le vittime accertate. Allora, io mi collego con Gianpaolo Silvestri, che è il segretario generale della Fondazione AFSI, grazie per essere con noi a Rai News 24. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora Silvestri, prima di parlare con lei però insomma di qual è la situazione, di quali sono i problemi maggiori, io vorrei far sentire un contributo di Marco De Felici che fa parte del team dei Vigili del Fuoco USAR del Lazio. Ricordiamo che appunto ci sono gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile del 118, tra coloro che sono partiti subito dopo il sisma proprio per portare aiuto alle popolazioni colpite. Questa nostra missione italiana si trova nella città di Antiochia, sono stati effettuati anche proprio dei salvataggi da parte dei nostri vigili del fuoco. Sentiamo questo contributo di Marco De Felici allora. Fino ad oggi le difficoltà sono state tante, dal traffico per raggiungere il sito, darci i cambi, l'approvvigionamento di gasolio e benzina che scarseggia per tutti, per i soccorritori e per la popolazione. E non ultimo il freddo che appena va via il sole è molto intenso, quindi anche per noi è veramente difficile, Che insomma. avete provato quando avete salvato il ragazzo da questa Ma io situazione? sono arrivato a, diciamo, a salvataggio inoltrato, come sempre è una fortissima emozione, insomma, in un disastro del genere riuscire anche solo a salvare una vita vuol dire tanto per noi, è il premio più grande.